attività, un hub dell'artigianato, cioè un luogo fisico che contenga in sé le caratteristiche di una linea di fabbricazione e di spazi condivisi in cui gli artigiani possono lavorare. Uno dei modelli che si sta pensando di avviare è quello della cosiddetta impresa condivisa, in cui c'è una società, un ente, un soggetto che acquisisce e gestisce le linee di produzione, incluso anche diciamo, fabbricare gli spazi, e unitamente a questo invece l'affitto o il comodato, comunque la concessione in uso da parte di questi spazi a domanda per i singoli artigiani. Io sono Carlo Dolisio e rappresento il Consorzio Paloarte. Il Consorzio Paloarte è un consorzio di artigianato artistico e creativo, ma che vede al suo interno anche i protagonisti della comunicazione culturale, che da alcuni anni ha concepito questa idea del Made in Roma. Questa idea, che è un'idea diciamo, che cerca di prefigurare uno scenario nuovo, uno scenario dove ci siano le condizioni per fare in modo di capitalizzare quelli che sono i valori e il patrimonio della tradizione artigiana con quelle che sono le conoscenze e le competenze dell'innovazione. Come? Noi abbiamo immaginato, siamo partiti diciamo, dall'idea di coniugare comunque tre valori di capitale. Uno era quello, ed è quello rappresentato dai maestri artigiani, una storia straordinaria che Roma ha, 2000 e tanti anni di cultura alta, che però è frutto dell'espressione dell'etnocultura materiale ed è quindi frutto diciamo, del lavoro e della creatività di tante mani. Coniugare questo patrimonio con l'importanza dei luoghi del fare creativo, cioè luoghi visibili. Oggi Roma ha praticamente disperso negli ultimi decenni la visibilità artigiana. Le botteghe che abitavano al centro storico e danno nome anche alle importanti vie, oggi non ci sono quasi più. Il che significa però hanno dismesso la dimensione di impresa, ma questi soggetti continuano a rappresentare diciamo, un capitale, un patrimonio della città, che certamente se continuiamo di questo passo rischia di essere del tutto vanificato, mentre invece oggi queste persone operano soprattutto nella periferia, nell'internet, nella parte diciamo, più lontana della visibilità diciamo, centrale della città. I luoghi pubblici sarebbero quelli luoghi talmente privilegiati di questo obiettivo, che Roma ne ha tanti e purtroppo anche male utilizzati. Terzo fattore è quello del branding, cioè dell'idea del fatto che tutto questo sia riconoscibile e riconducibile a un denominatore comune, che è appunto Roma, la storia di Roma, e per questo il progetto si chiama Made in Roma, un progetto di condivisione. E in questo abbiamo, come l'abbiamo proposto, incontrato il percorso del casting e delle idee, che è stato promosso dall'Associazione Capitale Roma, di cui Renato Gianlombardo è il presidente, casting che ci ha consentito fattivamente, non perché ci ha dato risorse o strumenti, ma perché ci ha messo a disposizione uno strumento, un metodo. E noi, utilizzando questo casting, abbiamo messo in gioco questa idea, che era in effetti coltivata diciamo, purtroppo in ambienti sempre piuttosto ristretti. E lo abbiamo comunicato, abbiamo iniziato a fare comunicazione tutto in autogestione, in autofinanziamento, producendo però comunque un livello di partecipazione significativo. Abbiamo raccolto l'attenzione, l'adesione, il coinvolgimento di centinaia, potrei anche dire migliaia di micro realtà dell'artigianato artistico e creativo romano. Abbiamo un'azienda di marmo, produzione familiare, rimasta artigianale per tanti anni, e lì io ho utilizzato le polveri di marmo per creare un filamento che comunque stampo con la stampante 3D. Quindi mi danno l'appellativo di maker. Dopodiché, 3 anni fa, mi trasferisco a Frosinone e lì divento presidente del Fab Lab Officine Giardino. Siamo un gruppo di 7 persone con diverso background e iniziamo con i radunarci dentro una semplicissima cantina. Dopodiché, casualmente, la Camera di Commercio ci ha scoperto, ci ha dato degli spazi a uso gratuito e in più ci ha comprato delle belle macchine. Macchine che per noi erano potenzialmente impossibili da comprare. Abbiamo una stampante 3D, abbiamo diverse stampanti 3D, abbiamo una CNC, un taglio laser, scanner 3D, macchine da cucire, macchine analogiche, controllo nervo, gli sbarelli per cucire. Tutto questo perché? Perché noi abbiamo proposto alla Camera di Commercio di fare un progetto che potesse supportare le aziende. Cioè l'idea era aiutiamo le aziende ad auto-migliorarsi un poco. La maggior parte delle aziende che si avvicinano a noi sono prevalentemente aziende che mandavano la produzione fuori, lontano, cioè in Svizzera, comunque in Nord Italia. E quindi loro, sfruttando noi, tra virgolette,
abbattere notevolmente i costi. Ovviamente il progetto, al di là delle aziende, è nato su supporto dell'artigianato. Gli artigiani che si sono rivolti a noi e che casualmente abbiamo conosciuto, perché facevi una passeggiata in un paese della bottega, informati e via dicendo, sono artigianato come il calzolaio, ha iniziato a fare ciabattine, scarpe su misura, grazie a noi. Noi gli disegniamo il modello in 3D, glielo raseriamo e lui va a cucirlo, semplicemente, come fa normalmente. Solo che abbiamo tolto tanto, cioè tanto lavoro e soprattutto tanto tempo. Se una scarpa lui doveva vendere da 200 euro, perché comunque cioè, aveva un valore lavorativo, lui adesso può abbattere i costi e non perdere il Made in Italy e il senso di artigianato. Un'altra ragazza fantastica, lei si è rivolta a noi perché sa cucire molto bene, non ha fatto una scuola di fashion design, è semplicemente una bravissima sarta e si è rivolta a noi perché aveva bisogno di fare delle cose, dai grembiuli a trovare cose basilari e poi è sfociata in cose fantascientifiche. Perché ha scoperto il mondo. Ha scoperto il mondo della cauterizzazione semplicemente con il taglio laser. Ovviamente facciamo anche scambi per dolci. Cioè, questo è nato perché l'anno scorso abbiamo ospitato per la prima volta la FAP Academy, che è un master dell'MIT di Boston. Fondato lì 12 anni fa e adesso è arrivato in Italia. L'anno scorso siamo stati tra i primi tra i tre Fab Lab che hanno ospitato la Fab Academy e in pratica in una delle settimane di corso c'era appunto il molding e il casting, quindi modellazione 3D, fresatura in negativo, dopodiché colo del silicone, dopodiché abbiamo chiesto al Dolce Mascolo, che è un'azienda artigianale di Frosinone che fa dolci, se ci voleva aiutare con il progetto finale e quindi ci ha aiutato a fare dei dolci con quegli stampi che abbiamo fatto noi. Da quello è nato una joint venture perfetta e quindi facciamo cose che loro ci richiedono ad oggi. Ok, loro comprano gli stampi, compravano gli stampi, adesso noi abbiamo l'opportunità di fargli gli su misura, quelli che vogliono. La Fab Academy è appunto questo master dove ti insegnano tutto. Sono 6 mesi di full immersion dove impari dalla modellazione 2D, disegno 2D, utilizzo di tutte le macchine che abbiamo e in più elettronica e quindi tu puoi realizzare l'oggetto dall'A alla Z. Complimenti perché hai fatto una cosa straordinaria da questo punto di vista, ci hai fatto capire che come coniugare tradizione e innovazione. A questo punto chiedo proprio a Giampaolo questo elemento, cioè qui c'è tutto, c'è la tradizione, c'è l'innovazione, c'è la tecnologia, c'è la creatività. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a questo dibattito. Io devo dire che quando poi con Renato ci siamo scambiati, ho detto ma qui siamo tutti maschi a parlare di maker, invece prendiamo molto femminile. E mi ricordo, mi sono ricordato di Michele perché sono andato a trovarli a Frosinone 4-5 anni fa, ho detto ma chiamiamo Michele, io però dico la verità, mai mi sarei aspettato che poi si fatto un intervento di questo tipo. C'è un punto del fenomeno dei makers che secondo me c'è un punto che oggi questo intervento di Michela si è occupata di eliminare. Il primo è un po' una visione che sia una cosa un po' inutile. Cioè, questi makers vengono visti, no, come degli scappanti, delle cose un po' divertimento, gioca. E invece Michela ci ha detto no, non è che giocano, qui l'artigianato è una cosa utile. Il secondo punto è, che è legato un po' al primo, un po' eccezionale, no? Un po' un gioco così, un po' sestroso, e invece gli ha detto no, guarda che qui invece è una cosa che entra nel vivo, io sono andato a trovare i clienti andando bottega per bottega, eccetera. Il terzo che sia un fenomeno romano, cioè un fenomeno metropolitano, no? E invece Michela ci parla di Frosinone e quindi addirittura ci parla di Frosinone, ci parla del rapporto tra Frosinone e il mondo, perché poi questa Fab Academy dell'MIT se non sbaglio, no? Quindi voglio dire, è anche un tutto.
tutta un'attività che aiuta a uscire, se vogliamo, no, da quelli che sono dei confini, ma proiettarsi a una dimensione internazionale. Un'altra cosa è che sia una cosa solo tecnologica, no? Tutti vedi i makers e ti immagini persone, no, quasi un po' asociali, nerd, quelli che si chiamano nerd, invece lei ci ha portato solo cose belle, creative, lei viene da una famiglia che lavora in marmo, ha fatto l'architettura, quindi ci fa vedere come la cultura, la creatività entrano in questo. E ultimo, ma per me che faccio questo lavoro ed è una, mi fa forse la cosa che a me, ognuno c'ha la sua storia, fa più piacere dire, si vede come un movimento anti-settore pubblico, cioè i maker sono dei libertari, sono delle persone che si mettono contro il settore pubblico, hanno una ideologia contro il settore pubblico, ed invece il caso di Michele è proprio il contrario, cioè che la Camera del Commercio di Frosinone è un settore pubblico che capisce che c'è un buco nell'offerta di servizi a Frosinone e fa addirittura un Fab Lab mettendoci delle persone qualificate, con Michele e con i suoi colleghi, che veramente, se capita la Frosinone, vi invito ad andarci. Noi dovremmo lavorare molto di più sul creare degli strumenti per far parlare gli artigiani tradizionali con questi centri di questi centri digitali. E devo dirvi, gli strumenti ci sono, nel senso che ci sono dei voucher che tu puoi dare ai laboratori digitali oppure agli artigiani tradizionali, incentivando il contatto tra gli artigiani tradizionali e gli artigiani digitali. Molto banalmente, uno potrebbe immaginare che dietro ognuna di queste collaborazioni ci fosse un settore pubblico che dice al calzolaio, all'orafo, eccetera, se voi volete entrare in contatto con un artigiano digitale, noi copriamo per più il 50% delle spese dell'investimento. Sono strumenti che sono utilizzati e che servono a cosa? Servono a far parlare mondi che altrimenti tra loro non parlerebbero. Cosa che secondo me è in fondo dietro una vicenda come quella della Make a Fair, no? Cioè, Make a Fair di nuovo è un'iniziativa promossa dal settore pubblico che ha come finalità quella di far emergere un fenomeno a Roma, in Italia, nel mondo oramai grandissimo, ma che senza l'aiuto del pubblico, senza l'aiuto di qualcuno che mostra quello che si può fare, avrebbe difficoltà ad arrivare per esempio a un pubblico di artigiani tradizionali. E quindi io, ecco, invito proprio il mondo delle associazioni e i singoli che hanno idee a proporle in questo momento, perché secondo me è il momento giusto, e trova secondo me un'amministrazione molto attenta su queste tematiche. È tanto bello la contaminazione anche intersettoriale e proprio trasversale di tutti i vari comparti. Nell'ascoltarvi, oltre a un orgoglio personale con voi per il lavoro e per il credo che comunque testimoniate, quanto è difficile coinvolgere e anche convincere un artigiano ad inventare un processo. Tutto quello che noi abbiamo raccontato dà un grande presupposto, il presupposto che ci sia comunque un grande ascolto e la disponibilità di cambiare e inventare i processi. Ma questo mi incuriosiva se qua c'è stato sforzo anche da quella. È stato veramente complicatissimo. Gli artigiani che noi abbiamo sotto mano, diciamo, che collaborano con noi, sono comunque artigiani giovani. Comunque li devi convincere, li devi coltivare, li devi coccolare, li devi dire. È proprio psicologia. Bello.